Questa è la prima diretta che faccio per questo progetto, la prima diretta che è per voi, in cui voi siete protagonisti. Il progetto a cui faccio riferimento è SOS per chi resta. È un progetto che abbiamo messo in piedi insieme ad Anna Tamburini, che saluto e che ringrazio. E per Focus 3.0 il mistero della vita, che ovviamente ringrazio per questa opportunità che offre a tutti noi di poter scambiare un po' più che non solo quattro chiacchiere su un tema così difficile, ma ahimè così reale in questo momento come il lutto. Vi racconto un pochino come sta andando questo progetto. Allora, abbiamo creato una chat alla quale le persone che sono in lutto oppure che sono in una fase di pre-lutto, perché magari stanno accompagnando qualcuno che sanno essere alla fine della vita, hanno liberamente accesso. Tra una diretta e l'altra, adesso ne stiamo, questa è la prima che facciamo in questo modo, poi ne faremo, io credo, più o meno una al mese, poi Anna Tamburini ci farà sapere, insomma, ci accorderemo per quando farà la prossima in gennaio, dipenderà anche molto da come andrà quella di ora. Bene, questa chat, appunto, alla quale si può avere liberamente accesso, è una chat dove le persone fanno le loro domande e io cerco come tanatologa di dare le mie risposte. Le mie risposte sono improntate a, diciamo così, a una triplice radice metodologica. La prima è profondamente occidentale, per cui attinge alle neuroscienze, alla fisica quantistica, alla neurocardiologia, ma l'altra è profondamente orientale e attinge ad una buona quarantina d'anni di dimestichezza con l'enorme tanatologia, cioè la scienza che studia la morte e il morire, della tradizione tibetana buddista. Di SOS per chi resta, un progetto di sostegno per le persone in lutto che abbiamo creato Anna Tamburini e io un giorno in cui ci siamo trovate così a parlare di queste cose. Io sono tanatologa e quindi mi occupo della morte, del morire. E naturalmente anche del lutto, questa è la mia materia, diciamo così. Il progetto ha avuto un buon successo. Io direi che abbiamo, credo, ormai una sessantina di aderenti in questa chat che non ha nessun particolare. Non ha nessuna pretesa, voglio dire, non è in una chat che possiamo risolvere un lutto, però è un posto dove si può prestare ascolto alle persone ed è una delle cose che maggiormente viene a mancare in questa società quando siamo di fronte ad un lutto. In questo momento, Covid e dintorni fanno sì che i lutti siano non solo molto più numerosi, ma anche molto più traumatici perché ci sono lutti di persone che hanno perso un loro caro che insomma è entrato in un ospedale perché aveva un problema al ginocchio, non è mai più uscito e poi un bel giorno è arrivato senza preavvisi, senza nulla, è arrivato a casa sotto forma di urna, peraltro col nome di un altro scritto sopra. Sono successe delle cose abbastanza terrificanti in questo momento di grande complessità e quindi naturalmente improvvisamente parlare della morte, che era sempre una di quelle cose che tutti evitavano di fare, come dire, la morte è stata buttata fuori dalla porta, ma ahimè è rientrata molto molto prepotentemente dalla finestra. E quindi dicevo in questa chat, che cosa facciamo? Le persone sanno che quando fanno una domanda io cercherò di dare una risposta basandomi sulle tre radici del metodo
Eccel, che è quello a cui faccio riferimento, che ho messo a punto in tutti questi anni di studio e di lavoro, è questo metodo a tre radici, che quindi continuamente riemergono nelle mie risposte. Una è molto occidentale e quindi sono le neuroscienze, la fisica quantistica e la neurocardiologia, soprattutto queste tre cose che formano questa base di riferimento. L'altra è molto orientale ed è l'immensa tanatologia, cioè la scienza della morte, del morire e del lutto, di origine tibetana, che ho frequentato e continuo a frequentare perché la studio da un tempo ormai quasi, quasi memorabile, insomma una quarantina d'anni se devo mettere in conto tutto quanto. E la terza radice è quella dell'esperienza, quindi io ho incominciato ad accompagnare ormai più di 35 anni fa, se faccio proprio bene i conti. E quindi questa radice in qualche modo anche è importante, e i maestri di questa radice sono stati i morenti che ho accompagnato, i loro familiari, le persone in lutto che ho incontrato, e quindi a loro posso dedicare proprio con grande gratitudine anche questa serata in cui ecco. E questa serata è fatta perché si faccia un po' insieme quello che facciamo in quella chat. Le persone fanno delle domande, io provo a dare una risposta in base a queste tre radici, no, che compongono il mio approccio alla questione, e dando delle risposte a uno, succede che gli altri in qualche modo, ne traggono, non so se un beneficio, ma sicuramente uno stimolo, sicuramente uno stimolo, quello posso dirlo. I feedback sono per lo più buoni, quelli che vedo arrivare da questa chat, e quindi ecco, io sono qua, sono a vostra disposizione. Se qualcuno di voi ha voglia di fare una domanda sull'argomento morte, morire e elaborazione del lutto, sicuramente la domanda io la vedrò apparire e cercherò di dare una risposta. Ale, chi è che ha il coraggio di rompere il ghiaccio e di commentare? Dunque, per adesso ci sono. Un po' di sento benissimo, sento bene. Ok. Allora, vediamo se c'è qualche domanda. La domanda è in sospeso di Sandra. La coscienza individuale permane dopo la morte? Sì, perché dovete sapere che dentro alla chat ho risposto a tante domande, però alcune ho suggerito, se non le trovate urgenti. Sono delle domande talmente generali, di interesse generale, che magari ce le possiamo tenere per la diretta. E dunque, dai, questa sera partiamo da qua. La coscienza individuale permane dopo la morte. Allora, vedete, dal punto di vista della nostra visione molto eurocentrica, molto cristiano-centrica, c'è l'idea che questo nostro sé, no? Questa Daniela, quando perde il corpo, sia una sorta di Daniela senza corpo che veleggia verso altre storie, e che quindi questa parte non muoia mai. Però, dal punto di vista e della fisica quantistica e della tradizione tibetana, che è molto molto simile alla visione della fisica quantistica, non vi è alcun fenomeno che non muoia e non si rigeneri continuamente. Per cui questa Daniela non c'ha una danielità, diciamo così, sottesa, no? Per cui il mio corpo cambia continuamente. Da qui a quando finiamo questa diretta, fra un'oretta, sapete, io avrò perso, ma anche voi, non solo io, miliardi di cellule, quindi il nostro corpo non è certamente più il medesimo. Ma
Anche la mente, perché entrando in interazione gli uni con gli altri, la nostra mente cambia, quindi cambia la coscienza in continuazione e cambia il corpo in continuazione, cioè c'è un'impermanenza che è formata dal fatto che tutto quello che nasce, cioè appare per una serie di ca con cause, concomitanti, eccetera, appare sotto i nostri sensi. È null'altro che un'aggregazione alla quale noi prestiamo un'individualità. Questa individualità, da questo punto di vista, finisce nel momento stesso in cui c'è la morte, finisce perché finiscono le sue condizioni. Per questo la morte è vista come un momento straordinario per i tibetani, per il quale si preparano tutta la vita. Perché? Perché è il momento in cui tutta questa parte, diciamo così, di individualità, che è anche una parte di grande limitazione, scoppia e allora la coscienza che fino a quel momento si è identificata con questa cosa molto limitata che è Daniela, ha l'occasione di identificarsi con ciò che essa è veramente. Ma non è la personalità che è nata ciò che è veramente, perché tutto ciò che nasce sempre muore. Allora ci deve essere qualche cosa, un non nato, no? Da qualche parte di cui noi siamo una espressione ridotta. E dunque è importante utilizzare il momento della morte per riuscire a identificarsi e rimanere in questo stato. È un po' come ho detto in altre dirette, è un po' come se la goccia, dopo una vita passata a credersi goccia, avesse l'opportunità di rendersi conto che è sempre stata oceano, parte dell'oceano. Che cosa fa sì che una goccia sia una goccia dentro l'oceano? Nulla, non ci sono in realtà dei limiti, se non il fatto di percepirsi, autopercepirsi e autocredersi, quindi autolimitarsi. A goccia. E quindi ecco, la coscienza individuale non permane dopo la morte, ma nella morte si dissolve. Se noi usiamo quell'istante di dissolvimento per identificarci con, chiamiamola coscienza oceanica, se vogliamo, è fatta, posto che riusciamo poi a rimanerci. Ma se invece non riusciamo a farlo, non riusciamo a fare questa operazione, pur avendo l'occasione, perché ce l'abbiamo tutti, esseri umani, animali, tutti gli esseri senzienti ce l'hanno, se non riusciamo ad approfittare di questa occasione, è come dire, si riparte, come direbbe Terzani, per un altro giro di giostra. E allora ecco che nuovamente si ricostruisce un altro fenomeno, di nuovo un fenomeno coscienziale, con le sue limitazioni, molto simile a quello precedente, perché ogni istante di questa di coscienza, anche in questo momento, ogni istante di coscienza è separato da quello che precede, è separato da quello che segue. Siamo solo noi che li percepiamo come se fossero uniti, Ma in realtà funziona un po'. Sapete le vecchie pellicole, no? Con i fotogrammi. Che passate a una certa velocità vengono percepite come movimento, ma il movimento nel film è totalmente illusorio, appunto, è cinema. In realtà sono tanti piccoli fotogrammi nella pellicola. E quindi che cosa succede? Che un altro fotogramma, diciamo così, molto simile a quello precedente, perché non è l'unica concausa, ma è sicuramente una delle concause, si produce. Per questo, proprio perché non c'è una permanenza del sé della persona, nella visione tibetana non si parla mai di reincarnazione, si parla di rinascita, cioè una nascita che è nuova, diversa da quella precedente, certo con molte caratteristiche, in comune, perché ha delle caratteristiche causali in comune. Ok? E quindi voglio dire, se io pianto un seme di pero, beh, non mi aspetto che vengano poi delle mele, mi aspetto che vengano delle pere, che saranno diverse da quella da cui il seme è partito per fare l'albero che poi fa i frutti, però sempre pere saranno. E quindi che cosa succede? Che questa coscienza riparte, si ricostruisce,
prima di arrivare al momento della nascita fisica. E quindi esiste tutto un accompagnamento in questa tradizione che si fa tra il momento della, non solo prima della morte e non solo nell'istante della morte, ma anche dopo, per cercare di approfittare del fatto che la coscienza in quel momento ha solo un corpo mentale che si è creato lei, non ha un corpo fisico ancora. In realtà lo sta cominciando a cercare perché sente il bisogno di averne uno, per convincerla, no? Per aiutarla a fare, quindi dopo il momento della morte, quello che ha mancato di fare durante la morte. Ecco, io non so se ho risposto a Sandra sufficientemente. Adesso vado in giù a vedere se ci sono altre domande. Tutti i saluti. Wow, allora, credo di aver iniziato ad accompagnare, come dice lei, senza saperlo, dice Mary G. 16 anni fa, avevo 19 anni e si tratta di mia madre. È possibile? Certo, certamente che è possibile, certamente. La vita ci mette davanti alla morte quando accade, quando ci troviamo davanti alla morte e quasi tutti facciamo quello che possiamo con quello che sappiamo. E siccome la nostra vera natura è in realtà, come vi dicevo, un tutto perfetto, una coscienza oceanica di cui noi siamo una piccola espressione, in quei momenti siamo così desiderosi di fare il massimo bene, che è come se ci spuntassero improvvisamente le antenne e riuscissimo a recuperare da quell'infinita fonte di saggezza alla quale apparteniamo un sacco di buone istruzioni, un sacco di buone istruzioni. In realtà non impariamo mai niente che non conosciamo già da qualche parte che, come dire, è un po' fuori portata perché la linea telefonica non funziona di solito molto bene. Non funziona molto bene perché in questa parte, almeno in questa parte del mondo, non abbiamo mai coltivato degli stati, tali per poter entrare in stati meditativi dove la linea telefonica funziona. Però a volte e molto spesso, per fortuna, questo accade in modo spontaneo, per cui sì, certamente è assolutamente possibile. Oh, Diego Jaimi, ciao Diego. Cosa impedisce di più alle persone di elaborare completamente un lutto e che metodi suggerisci per chi rimane? Che cosa ci impedisce di più di elaborare un lutto? Se io dovessi definire il lutto e mi deste solo una parola a disposizione, impedendomi di parlare come invece faccio di solito, io direi separazione. Il lutto è separazione. Io mi sento separato da una persona che amo molto. Perché mi sento separato? Perché non ho avuto l'abitudine di considerare che da qualche parte su un altro livello siamo uno e quindi vivo quello che io ho sotto gli occhi e sotto i sensi, e sotto i sensi ho che questa persona non la vedo più, non la odo più, non sento più il suo odore. E non posso più parlare con lei, no? Questa è la separazione ed è un dolore molto forte. Questa separazione ha un solo modo per essere elaborata, secondo me, ed è quella di imparare a rientrare in uno stato di coscienza attraverso l'uso di adeguate, appropriate tecniche meditative che la tanatologia tibetana ha descritto perfettamente che funzionano da tempo immemorabile. Entrare in uno stato da cui io sento meno la separazione. Prova a mostrarvi la mia mano, no? Io posso immaginare che questa sono io, questo è un'altra persona, questa è un'altra, questa è un'altra, questa è un'altra. Nella mia abituale visione del mondo, che mi piaccia o meno, io ho questa visione del mondo qua, cioè è molto separativa, è molto separativa. Però, e quindi quando questa persona qua mi viene a mancare, io sento un vuoto terribile, perché non la vedo più, non la sento più, eccetera. Ora immaginiamo che anziché
imparare a percepire tutto solo da qua, io abbia modo di percepire tutto da qua. Allora ditemi, da qua, che questa persona sia qui o qui. Io la separazione, quanto la sentirò ancora? E quindi per me il metodo di elaborazione del lutto e della perdita, notate che dico della perdita, è perché noi così non solo percepiamo persone e animali, ma percepiamo un sacco di altre cose, abbiamo questa percezione separativa che è molto forte. Quindi, quando uno ha un lutto, ci sono altre perdite che riecheggiano in questo lutto e quindi certe volte sembra difficilissimo, quasi impossibile da elaborare. E quindi è l'unica cosa che possiamo fare, secondo me, è arrivare, ad uno stato da cui questa percezione di grande separazione è molto attutita. E questa è la risposta per Diego e non so se è sufficiente. Allora, Teresa dice: io sogno spesso mio padre morto che scende dalla bara e mi prende per mano. Teresa, tutti abbiamo, no, tutti no, perché io quasi mai sogno i miei cari che sono morti, ma molte delle persone che mi scrivono, che ho accompagnato, hanno dei sogni ricorrenti. Allora, i sogni, cosa saranno mai i sogni? I sogni sono a volte semplicemente il luogo della mente dove si scaricano durante la notte le tensioni del giorno. Quindi, per esempio, se durante il giorno io ho avuto un pensiero molto ricorrente di una persona a me cara, può capitare che la sogni di notte, oppure sono semplicemente sogni. Oppure sono dei sogni che sono dei veri e propri messaggi, non necessariamente di tuo padre, ma di quella parte di te che è in comunicazione con il tutto, la quale ti dice che non c'è una cessazione, non c'è la separazione, e morire e vivere e morire. E poi mi sembra affettuoso come messaggio questo. Sono con te, no? Del prenderti per mano. Vado avanti. Differenze tra coscienza, anima e spirito, differenze e caratteristiche mantenute post trapasso. Io credo di avere già risposto a Mariella Azzarà, in realtà rispondendo alla persona prima. Io parlo sempre dal punto di vista del mio percorso, ovviamente, no? Ci sono persone che fanno percorsi diversi, che sono convinti assertori del fatto che esista un sé, che questo sé trasmigri, no? Coscienza, anima, spirito. È molto difficile rispondere perché bisognerebbe contestualizzare in quale tradizione, a quale tradizione ti riferisci, perché sai, quando passi da una tradizione all'altra, le differenze sono decisamente tangibili e quindi questa domanda rimane in questo momento aperta. Anna Beta, volevo chiedere se praticando il POW in presenza della creatura per la quale pratichiamo, avendo gli occhi aperti, è possibile visualizzare solo la luce e la sfera o se si deve anche cercare di visualizzare il soggetto. Allora, la tradizione dice due cose circa la pratica del POA. Se voi riuscite a visualizzare sia il soggetto, sia la lucina molto brillante, potentissima nel centro del cuore, sia l'immensa luce che circonda e permea questa persona, e permea in realtà e circonda voi la Terra, il cosmo, perché è infinita, è la vera natura anche della coscienza di questa persona, ma è anche la vostra vera natura. Ecco dove che abbiamo un punto di non separazione, eh? È lì. Ecco, se riesci a visualizzare questo bene, però la tradizione dice anche se avete difficoltà a visualizzare, c'è un'alternativa che è questa. Senti la presenza. Senti la presenza di quella luce, di quella piccola sfera, di quella persona che non c'è più. Sentire la presenza per alcune persone è più facile che visualizzare, per altre invece hanno bisogno di passare dalla visualizzazione per sentire la presenza.
Vado avanti. Le tecniche tibetane a cui ti riferisci sono specifiche per il lutto, dice Diego. Chiedo perché mi sembra un obiettivo comune a più pratiche. Le tecniche tibetane a cui mi riferisco hanno tantissimi impieghi, ma in questo particolare momento e settore e in questa diretta rispondo su morte, lutto e dintorni. Ok, non vedo in questo momento altre domande. Ho trascurato qualcosa, mi sono persa una domanda che non ho visto. Mi sembra di no. Ok, bene. Sono le 22:03, io ho ancora circa una mezz'oretta di tempo da passare con voi se ci sono delle domande. Beh, se non ci sono domande non succede niente, chiudiamo prima la diretta e andiamo a dormire, che non è una cattiva cosa. Allora, Mari G mi scrive. No. Sì, allora Marigi dice: quando si trattò di mia madre nel momento del trapasso, ero a tenerle la mano, ero lì per lei, perfetto, e non ero nel mio dolore. Ci fui nelle settimane e mesi dopo. Da allora altri eventi sono accaduti negli ultimi mesi. Mi sto chiedendo se, vado, cerco di leggere il resto, vediamo se me lo apre. Speriamo mi faccia leggere il resto. Se no mi sto chiedendo se. No, quando clicco su altro. Oh, ok, adesso me l'ha aperto, si vede che è un po' lento. Da allora altri eventi sono accaduti e negli ultimi mesi mi sto chiedendo se il mio percorso sia sulla strada dell'accompagnamento al trapasso. Come fare a capirlo? Allora, c'è una cosa che tu hai detto che è bellissima ed è molto importante. Quando hai detto io ero lì per lei. Io entro in contatto con una persona che sto accompagnando alla fine della vita, al prelutto della propria fine, perché anche questo esiste. Oppure accompagno qualcuno che è in lutto, il mio click, no? C'è cioè come una chiavetta che mi mette nello stato d'animo, nello stato meditativo immediatamente, perché poi a un certo momento all'inizio uno ha bisogno di prendere un po' la rincorsa, no? Per entrare nello stato giusto, però col tempo diventa come un pulsante, come una chiavetta, come un sintonizzo, è una sintonizzazione in realtà. Ecco, mi sintonizzo su questo stato e sai, la mia chiavetta è questa. Faccio un grande respiro e dentro di me dico: io sono qui per te. E quando dico questo, per me il tempo scompare. Scompare, non c'è ora, non c'è. Se io sono qui per te e basta, no? Ed è un tipo di ascolto che è il massimo del mio ascolto. Poi magari voi troverete che qualcuno ne avrà uno migliore, però per me è l'ascolto totale, totale, è una disponibilità totale. Quindi mi ha toccato leggere che tu dici io ero lì per lei. Perché alla fin fine è questo, l'accompagnamento, essere lì per l'altro. E sapete, è l'altro che guida, perché se io sono lì per qualcuno, quel qualcuno mi manda infiniti messaggi, visibili, invisibili, ma che arrivano ugualmente se sono in uno stato di ascolto. E quindi in qualche modo il potere ce l'ha lui, è lui che guida, non sono io che ho delle mie proiezioni, bisogna fare questo, bisogna fare quell'altro, eccetera. No, 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 no. Le persone hanno bisogno di avere il timone della loro vita fino alla fine e con questo tipo di ascolto riusciamo a consentire che questo avvenga. Per cui sì, in questa cosa che tu hai detto io riconosco un tratto comune a tutti gli accompagnatori che lavorano con l'approccio empatico che insegno e che non sono certamente io sola ad insegnare, ecco, mi ci sono riconosciuta.
Mariella, la domanda ha una base comune da cui si diramano le varie teorie religiose. Aspetta, Mariella, che la devo ritrovare, la domanda a cui fai riferimento. Differenza tra coscienza, anima e spirito, quella vuoi dire? No, oh, te temo di non aver capito, temo di non aver capito bene, Mariella, che cosa intendi. Vuoi provare a riformulare la domanda? Perché mi dici la domanda, ma quale? Ha una base comune da cui si diramano le varie teorie religiose. Prova ad azzardare una risposta, Mariella, poi fermami se quella è sbagliata. Le teorie religiose sono i modi in cui l'uomo ha cercato di spiegare a se stesso, con l'aiuto di menti particolarmente illuminate, che sono stati grandi fondatori, grandi profeti, persone veramente esseri illuminati, no? Che quindi avevano il compito di tentare di spiegare in quel momento storico cose che adesso possiamo capire più facilmente, perché persino la scienza ce le può spiegare, anche la fisica quantistica ce le può spiegare. Ma all'epoca era molto necessario passare attraverso metafore, eccetera. Quindi, spinti da grande compassione, i fondatori delle religioni hanno provato a spiegare questa cosa. Se questa era la domanda, allora diciamo che c'è questo conoscere la vera realtà dei fenomeni, compreso il fenomeno della coscienza. E l'immensa compassione che il conoscere questa realtà immediatamente genera, spingendo questi esseri a cercare un modo per condividere quello che hanno realizzato. Ve ne racconto uno su tutti, no? Il Buddha, quando il Buddha è un uomo come noi, no? Sebbene già molto avanzato spiritualmente. Ma quando finalmente ha il momento dell'illuminazione, cioè quando praticamente la sua coscienza di goccia diventa una con la coscienza di oceano e rimane lì, quindi agirà da lì, parlerà da lì, eccetera, quando scopre questo, la prima cosa che ha è un moto di compassione per quelli che hanno quella stessa natura ma non l'hanno scoperta. E la prima cosa che dice è: come diavolo faccio a insegnare questa cosa? Dove troverò le parole per dire l'ineffabile? Come troverò un modo per spiegare alle persone questo? E la sua prima cosa è: non posso. Inizialmente dice no, mi affaccio. E poi invece, guardando la sofferenza, dice no, la sofferenza c'è e va riconosciuta. E il suo primo discorso, il suo primo insegnamento incomincia con: la sofferenza c'è e va riconosciuta. Quindi parte da questa sofferenza, dall'aver realizzato che esiste uno stato che trascende la sofferenza, questa è la seconda parte del suo discorso, e dice c'è un sentiero che porta fino lì, e a questo punto incomincia a insegnare questo sentiero che è fatto di pratiche meditative e anche di esercizi logici, perché ci sono delle cose che lui riesce a far comprendere anche con la logica, però poi alla fine dice: bisogna che sperimentiate. Non credete a niente di quello che io vi dico, no? Perché sono io. Sperimentate, e quando avete sperimentato, allora dopo crederete, no? Quindi ha una visione molto diversa, per esempio, da altre religioni, dove invece non è spiegato nulla, ma si ricorre ai dogmi, per esempio, no? I dogmi della fede, che va benissimo perché evidentemente in quel momento, in quel contesto, era quello che serviva, no? Era quello che serviva. Vuoi raccontare qualcosa delle pratiche? Sì, certo, di solito un pochino pratichiamo in queste dirette. C'è una pratica fondamentale che permette di addestrarsi acuendo le capacità di cogliere tutte queste informazioni che ci vengono dal campo quantico, da cui siamo permeati, eccetera. Peccato che le antenne sono mosce.
e non le becchiamo, quindi anche il morente ce ne riempie di informazioni e non riusciamo a coglierle. Quindi questo è un primo passo di addestramamento che è quello, e qui le neuroscienze danno ragione alla tanatologia tibetana. Il primo passo è quello di diventare consapevole di quello di cui non siamo consapevoli. La domanda è di che cosa che faccio continuamente, di giorno, di notte, quando dormo, quando sono in veglia, eccetera, faccio sempre e non sono mai consapevole? Il respiro. Guarda caso, quasi in quasi tutte le scuole c'è la partenza con la meditazione sul respiro, perché la spiegazione neuroscientifica ce l'abbiamo. Quando io divento consapevole di una cosa di cui non sono consapevole, come il respiro, sto, e se lo faccio sempre, cioè mi esercito, creo delle sinapsi, cioè dei percorsi, delle autostrade neuronali. All'inizio non sono autostrade, come un sentierino con tante pietre qua e là, bisogna saltare sulle pietre, però piano piano, a furia di camminarci sopra, diventa un bel sentiero, poi una strada, poi un'autostrada. Quando diventa un'autostrada, qualcosa avviene a livello automatico, no? Il nostro cervello ha capito. E quindi, diventando consapevole del respiro, in realtà sto preparando l'autostrada delle sinapsi per diventare consapevole di tutto ciò di cui non sono consapevole. Quindi un primo percorso è questo percorso di grande consapevolezza. E le cose di cui io non sono consapevole spesso sono proprio quelle informazioni che chiamiamo empatiche, perché avvengono per conoscenza diretta, cioè non mediata, senza che uno me lo dica, me lo possa dire, ma avviene in modo diretto attraverso varie porte, una delle quali è che tutti e due siamo parte del tutto, ma ce ne sono altre di porte, ci sono i neuroni specchio, c'è il campo elettromagnetico del cuore, c'è un enorme studio su queste cose. E quindi una delle prime cose da fare è di imparare una pratica di consapevolezza del respiro. E se volete, adesso sono le 22:15, provo a rispondere ancora a un paio di domande e poi in chiusura, se vi fa piacere, se volete rimanere anche per questo, la facciamo insieme, con l'augurio che sia un inizio di addestramento per voi. L'addestramento vuol dire che la faccio tutti i giorni. Vuol dire che non provo a fare mezz'ora di questa cosa, come a volte si legge nei libri, perché se no passo la mezz'ora distratta e solo in 3 istanti posso essere nello stato corretto, ma piuttosto faccio 30 volte un minuto e utilizzo, per esempio, delle app gratuite che si possono scaricare, che danno un campanellino carinissimo. Le persone credono che in realtà dicono: cos'era quello? Il WhatsApp? Sì, WhatsApp, ho ricevuto un messaggio. In realtà io non ho ricevuto un messaggio, ho ricevuto una scampanellata che mi ricorda che in quel momento, qualsiasi cosa io stia facendo, ho da entrare nello stato al quale mi sto addestrando in questo periodo, quale che sia, no? Quindi potrebbe benissimo essere quello dell'attenzione al respiro. Quindi la risposta a Diego è sì, lo possiamo fare in chiusura di serata. La coscienza e l'anima sono la stessa cosa? Allora, io utilizzo termini più scientifici. La scienza non parla di anima, parla di coscienza. E mi guardo bene dal dire che sia la stessa cosa, perché anima viene spesso usata con un riferimento cristiano e religioso, che parte dal convincimento che il sé, è sempre lo stesso, e che si tolga il corpo e poi continui, è sempre lo stesso sé, mentre invece da questo punto di vista noi sappiamo che non c'è nulla di così continuativo. Ogni fenomeno muore istante per istante ed è continuamente ricreato da tutta una serie di forze infinite nell'universo, tra cui una delle concause è l'istante di coscienza precedente o l'istante di corpo precedente. Quindi no, mi guardo bene dal
dall'infilarmi in questo discorso. Dopo la morte, l'anima ricerca una nuova vita. Ci sono anime che non riescono a tornare. Dopo la morte, la coscienza che è morta e che non è riuscita a identificarsi con il tutto, si cerca di solito, si ricostruisce, no? Quindi non è proprio la stessa coscienza di prima, così come io non sono più la stessa di un minuto fa, ma anche voi, è una, vi ricordo che è un'illusione ottica questa, ce lo conferma anche la scienza. Sì, questa coscienza ha praticamente tutte le caratteristiche più o meno del fenomeno precedente, tranne una, è che il corpo non è materiale, è un corpo autocreato dalla coscienza stessa e quindi in qualche modo sente il bisogno di questo corpo materiale. E allora sarà attratta da uno dei tanti modi di nascita, e sono davvero tanti, non necessariamente umani, non, perché dipenderà da quali concause determineranno questa rinascita. Possono essere concause che la spingeranno verso una buona rinascita oppure verso una rinascita difficile, ma certamente ritorna. Se ritorna in una rinascita difficile, magari in un mondo, in un universo, nei nostri infiniti universi, dove, che non è esattamente qui fra gli uomini e su questa terra, ma altrove non lo sappiamo, oppure magari fa una rinascita bellissima perché ha delle buone condizioni da un'altra parte, ma in tutti i casi sarà sempre una rinascita condizionata e quindi con le sue difficoltà. L'unico tipo di rinascita che non è condizionata ed è l'unica che viene chiamata nella tradizione tibetana reincarnazione è quella della coscienza che nel momento della dissoluzione totale della morte accede, riconosce, si riconosce nel tutto e quindi quello diventa, lì rimane e nel momento in cui acquisisce l'infinita conoscenza del tutto, immediatamente prova compassione e allora sceglie di tornare in questo mondo o in un altro per aiutare gli esseri senzienti. E così vengono descritti, per esempio, i grandi compassionevoli, no? I grandi geni, i fondatori delle grandi religioni, oppure anche dei grandi leader, pensate a Martin Luther King, per esempio, no? C'è tutta una serie di descrizioni che calzano molto bene. Ho perduto da poco il mio ex per Covid, non mi do pace per la sofferenza nel non aver potuto stargli accanto, se n'è andato da solo. Oh Katia, quante persone in questo momento, quante persone hanno questo lutto terribile del non esserci stati. Guarda, Katia, io ti direi, se ti fa piacere, di entrare nella chat di SOS per chi resta, perché lì è il posto dove possiamo andare un po' più a fondo che non in una diretta come quella di questa sera, che è poco più di una chiacchierata fra amici, insomma, no? Se hai voglia di entrare, guarda, sei proprio benvenuta. Bardo Todol, Nunzio Foti, buonasera. È possibile che io sento un odore simile a quello dei garofanini come presenza? Mi è capitato più volte con persone che non conosco. Non ti so dire, non ti so dire, Nunzio. Non lo so. Io sto parlando quanto dico di sentire la presenza, mi riferisco al momento in cui facciamo la pratica del POA per una persona che non c'è più e abbiamo qualche difficoltà a visualizzare, quindi entriamo in uno stato profondo in cui sentiamo che l'altro c'è, sentiamo la presenza, non dell'altro inteso come la personalità, eccetera, eccetera, ripeto, ma di una coscienza che si sta in qualche modo ricostituendo perché non è riuscita, no, a identificarsi col tutto e allora c'è la
ce la mandiamo, ce la spingiamo attraverso questa pratica. Ci sono persone che sentono odori, ci sono persone che non sentono nulla con i sensi, ma sentono nel cuore profondamente questa presenza. Ci sono persone che magari hanno delle visioni anche, no? Però io mi riferisco alle persone che non hanno tutta questa serie di percezioni, hanno però la capacità di sentire profondamente nel cuore che la persona per cui stanno praticando, la coscienza per cui stanno praticando, c'è e riceve. Ecco. Loredana, può spiegarci la differenza tra anima e spirito? No, perché entrerei in categorie cristiane che non mi sono familiari, non sono la mia storia. Posso provarci, però l'anima è questa visione molto individualizzata, personalizzata, di un sé che continua, che poi si disincarna, poi si reincarna, poi va in paradiso, poi va all'inferno. C'è questa idea della personalità che continua che per me è assolutamente, non la posso condividere, no? E allora il cristianesimo a questo punto deve indicare con lo spirito qualche cos'altro, probabilmente, un livello più alto. Sapete, nel cristianesimo antico c'era anima e animus, per esempio. Spirito in realtà non vuol dire altro che anemos in greco. Quindi quando mi chiedete la differenza fra anima e spirito, dipende da come usate queste due parole e dal contesto, per cui non sono di grande aiuto, vero Loredana? Mi dispiace. Capitan Marian, i giorni del bardo Todol, dunque. Sì, il bardo Todol non è altro che un libro molto difficile da leggere perché è altamente simbolico ed è volutamente poco chiaro perché occorre tutto un insegnamento che si dà dopo aver praticato per molti anni la meditazione per poter capire cosa diavolo dice il Bardo Todol. E comunque il Bardo Todol, che è il libro della grande liberazione, descrive 49 stati post mortem, nei quali, a seconda di questi stati, che possono essere chiamati giorni, si può intervenire in modo più o meno appropriato per fare il powa per la coscienza che ha lasciato il corpo, che non è riuscita a identificarsi col tutto e che è lì nel mezzo che sente sempre più forte il richiamo per un'altra vita condizionata, il famoso altro giro di giostra di Terzani. Ecco, loro possono sentire il nostro amore, il nostro dolore. Mia mamma era sola in rianimazione, l'ho persa qualche giorno fa. Emiliana, vieni dentro la chat, vieni dentro la chat. Certamente i morenti, guardate, i morenti sono molto molto empatici. Empatico vuol dire, non telepatico, vuol dire che sente ciò che io sono, lui diventa ciò che io sono, lui diventa e quindi sente tutto quello che io sono in quel momento. Per cui io sono certa che in qualche modo, da lontano, con tutto l'amore che sia tu che l'altra persona, Katia mi pare, scusate ancora non ho imparato i nomi, diceva prima, io sono sicura che questo è arrivato. Non arrivano le parole, non arriva tante cose, la vostra mano, le vostre carezze, le vostre coccole, non arrivano, ma il vostro amore, quello arriva di sicuro perché me lo spiega la scienza, perché è empatico il morente e l'empatia è una forma di comunicazione non mediata da nulla, quindi neanche dalla presenza. La persona in fin di vita percepisce se accanto c'è una persona predisposta ad aiutarlo.
non è che percepisce, non c'è il pensiero, chissà se questo qua è disposto ad aiutarmi. Sente come tu sei. Se tu sei nella più totale agitazione, nel più totale sconforto, ahimè, questo è il regalo che fai. Se invece tu sei nella quiete e nell'amore, questo è il regalo che fai. Io ho uno slogan in tutti i miei corsi: se vuoi che muoia in pace, sii tu stesso pace. Quindi impara a diventarlo, impara a diventarlo. L'addestramento esiste, è percorribile. Non è difficile diventare pace, il difficile è rimanere, imparare a rimanere in quello stato, qualsiasi cosa accada, per garantire questo dono, no? Questo dono che peraltro è anche molto cristiano, che dice: io sono pace, ti do la mia pace, fatevi, stringetevi la mano, un segno di pace. Questa cosa ritorna sotto altre. Signore, do la loro la pace, no? Ok, possiamo farlo anche noi, possiamo anche noi, se diventiamo pace, essere portatori di quello, portatori contagiosi, di pace. Ok, manca poco, vediamo un po'. Ci sono troppe domande adesso, non riesco a farle tutte. Provo velocemente, poi non me ne mettete più per favore, perché sennò non posso fare con voi neanche una pratica, perché in realtà fra un minuto dovrei chiudere la diretta. Cristianesimo e buddismo, ci sono delle verità inconfutabili che le accomunano su temi relativi alla coscienza, all'anima e allo spirito. Se si è ultrapassato, cosa mantiene e cosa lascia con il cambio direzione? Mariella, questa è una grossa domanda, non si può esaurire neanche incominciare qui. Soprattutto il mio consiglio è: quando studiate il cristianesimo, state con le categorie cristiane. Quando studiate il buddismo, state con le categorie buddiste. Le più grandi confusioni sono generate dal tentativo di spiegare il cristianesimo col buddismo e il buddismo col cristianesimo, ma possiamo dire l'Islam con l'ebraismo, l'ebraismo col buddismo, eccetera. È molto meglio mantenere un linguaggio della tradizione che si sta praticando, che si sta studiando. Quando ti metti nei panni buddisti per comprendere il buddista, appropriati del linguaggio giusto, ma questo tentativo di traduzione è proprio sconsigliabile. Sono io l'artefice del mio destino, è già tutto delineato per ciascuno di noi. Il Buddha dice: se vuoi sapere che cos'eri prima, guarda quello che sei adesso. Se vuoi sapere cosa sarai domani, guarda quello che sei adesso. Mi pare una buona risposta. Ok, ma ci dimenticando, quindi non so cosa voglia dire, forse ci dimenticano, forse Minni voleva dire questo. Per fortuna, perché se immaginati Mini doverti ricordare 8 milioni di vite precedenti, a cosa ti servirebbe? Però in realtà si creano dei legami, che si chiamano legami karmici, quelli buoni e quelli cattivi, che fanno sì che nell'evoluzione, nel ritorno in un qualsiasi universo, in un qualsiasi mondo, di quella coscienza che sappiamo non essere uguale a prima, però è simile perché c'è un rapporto causale che è appunto è un rapporto anche karmico che si trascina, noi tendiamo a rincontrare le persone con cui abbiamo delle cose irrisolte. E beh, una cosa molto bella che possiamo avere non risolta, perché non vogliamo risolverla, perché ci piace molto, è un legame amorevole, no? Ecco, in questo senso il karma ci spinge a rincontrare sotto varie forme, chissà quali, chissà quante, esseri, coscienze, che per noi sono state, amorevoli e importanti, ma anche le altre. E quindi vogliamo sapere di più. E vabbè, io però non so che dirvi. Io faccio dei corsi, venite, siete benvenuti.
Bene, grazie Anna per aver messo la chat SOS per chi resta. Ci sono ancora tante domande. Direi che possiamo chiuderla qui. Io direi a questo punto di sì, Mariella, noi possiamo essere amore puro e pace in Dio, ma in realtà se tu ti identifichi con l'aspetto divino che è in te, quello sei, se invece rimani con tutte le tue categorie mentali, non sei in amore perché sarà un amore condizionato solo per quelli lì che mi stanno simpatici, gli altri no. Non sarai pace perché avrai tutti i pensieri che ti turbinano in testa e che disturberanno la tua pace. E quindi dipende molto da con quale aspetto della tua coscienza ti identifichi. L'addestramento è fatto per identificarsi con ciò che siamo davvero e quindi con questo infinito oceano di coscienza piuttosto che con la goccia molto limitata con la quale di solito ci identifichiamo. Ok, se siamo pronti, allora vi invito ad assumere una postura. Io volevo allontanarmi per fargli vedere, ma non è vero, mi sono resa conto che se vado lontana non mi sentite più, allora pazienza. Cercate di mantenere le spalle aperte. I piedi ben piantati per terra, la schiena diritta, le mani sulle ginocchia. Ok? C'è qualcosa di maestoso in questa postura e tenete gli occhi aperti, perché quando mai accompagnerete qualcuno, non lo farete ad occhi chiusi. E poi la meditazione è fatta per spingere su tutte le attività quotidiane. Smettete di scrivere adesso. Ok? Perché se no io guido, ma voi scrivete e quindi non entrate in meditazione. Se rimanete fermi, lasciate la mente in pace e non scrivete niente. Non c'è bisogno di scrivere ringraziamenti, cose, eccetera. No, non è questo che ci serve adesso. Ok. Allora mettete le mani sulle ginocchia, i piedi ben piantati per terra, gli occhi sono aperti. Le spalle sono aperte, c'è qualcosa di maestoso nella postura. È detto stabile come una montagna. E respirate con la bocca. Al vostro ritmo. E questo vi aiuta a osservare il respiro. Notate la temperatura dell'aria che entra diversa da quando esce. Notate il tragitto dell'aria che tocca le labbra, i denti, poi il palato, la lingua. E quando espirate fa lo stesso percorso, ma tocca le stesse cose in senso inverso. Notate il torace che si espande, poi si contrae. Date questa attenzione al vostro respiro, ma contemporaneamente avete occhi aperti, orecchie aperte. Accogliete quello che vedete, accogliete quello che udite, accogliete le sensazioni tattili, fra cui quelle del respiro, ma sono un po', come dire, in sordina, perché la vostra mente è principalmente attenta al respiro. Vedete, è un equilibrio dinamico, ricreato istante per istante. Al
altrimenti una di quelle sensazioni tattile la farà da padrona e vi rapirà. E così come avete accolto gli odori, il gusto che potete avere in bocca, i rumori, quelle cose che vedete, le impressioni tattili, sempre mantenendo la mente sul respiro, allargate ancora la vostra accoglienza ad altre percezioni. Percezioni mentali, dei pensieri, dei ricordi, delle emozioni. Li accogliete, ma non permettete loro di diventare dei VIP. Li accogliete, ma non date loro corda perché la vostra mente è sul respiro. Vedete un equilibrio dinamico tra l'attenzione al respiro, le percezioni dei sensi. E le percezioni della mente, che sono i miei pensieri, le mie emozioni, i ricordi. Piano piano, addestrandovi in questo modo, ad un certo momento, questa attenzione riservata al respiro, al quale mai riservate attenzione, sarà sufficientemente allenata per cogliere altre informazioni nelle quali siamo già immersi, ma che non cogliamo. E prima di lasciarci, vi racconto una piccola pratica tibetana che a me piace tantissimo. Ed è questa. Siccome questa sera insieme abbiamo fatto del nostro meglio per esserci, abbiamo dedicato energia, tempo, le nostre risorse, piccole, grandi, quello che abbiamo saputo fare, tutti, a questo scopo, che è uno scopo di conoscenza, di accoglienza, di consolazione. Allora immaginiamo che tutte queste informazioni energetiche che abbiamo infilato nel tutto di cui anche noi siamo parte, così come tutti gli altri esseri senzienti, facciano una loro strada, come le frecce, sapete, quando uno tira delle frecce, prima o poi queste frecce da qualche parte andranno a cadere, non sappiamo quando, non sappiamo dove, ma sono come i semi della pera di cui vi dicevo prima, produrranno peri perché sono semi buoni, produrranno risultati buoni. Allora possano tutti questi buoni risultati non ricadere su di noi soltanto, ma per il bene assoluto di tutti gli esseri senzienti, del passato, del presente e del futuro, e soprattutto per quelli che non sono più accanto a noi. Arrivederci e buona serata.